Ah, qua devo mettere la rotazione. Ah, sono in diretta. Allora, buongiorno a tutti e tutte. Allora, no, oggi non mi metto a fare i miei allenamenti da solo come quando sono qui in terrazzo. Oggi faccio un esperimento, voglio provare un allenamento all'aperto, che se funziona, se mi funziona la connessione e tutto, faccio questo esperimento con voi. Ciao Francesca. Se funziona, poi proverò a fare anche gli altri. Magari non. Ciao, ciao Ana. Magari non da questo bellissimo terrazzino, ma proverò a farli all'aperto, proprio su un prato o dove capita. Ecco, almeno dal 4 sarà possibile allenarsi fuori. Quindi, meteo permettendo. Ciao Nicolò, ciao Oro. Meteo permettendo, proverò a farli all'aperto. Allora, oggi sì, oggi faccio questo esperimento. Mi spiace solo che. Ciao Nicolò. Mi spiace solo che c'ho il sole dietro, quindi darà un po' fastidio forse. Spero di no. Provo ad alzare la telecamera, vediamo. Che in realtà non è la telecamera, ma è un telefono. E vediamo cosa mi fa vedere il tablet. Il tablet non mi fa più vedere niente. Vediamo, vediamo, vediamo. Wow, come sono luminoso. Sono un'ombra nera. Perché ce l'ho proprio dietro il sole. Vabbè, allora lo sposto di nuovo giù. Lo sposto di nuovo giù e magari lo rialzo più tardi. Oggi non sono online su YouTube perché utilizzando questa modalità non riesco a fare le live ancora con il telefono. Su YouTube mi servono 1000 iscritti, quindi arruolate amici, familiari, parenti fino al 16° grado. Conte vi ha spiegato un po' come funzionano i gradi di parentela per gli affini, eccetera, eccetera. Coinvolgeteli, così cerchiamo di raggiungere i 1000 iscritti su YouTube per poter fare i video in diretta dal telefonino. Ok, allora oggi vi ho detto che faremo core, che non è core business, ma è anche un core business perché sono poi gli affari nostri che mandano avanti la baracca, perché il core è quello che ci permette di stare in piedi e di mandare avanti tutta sta baracca, che nel mio caso in questi giorni sono un po' acciaccato perché ho questi cambi così repentini del meteo. Oggi mi sono beccato pure la pioggia, fanno venire fuori un po' tutti i vari acciacchi che accumulato in questi 44 anni di vita, tra cui ieri che mi è saltato un adduttore, oggi è passato, ha fatto una contrattura, probabilmente molto legata ad aspetti psicologici di stress nervoso. E poi stanotte ho dormito con la finestra aperta e mi si è inchiodato un dorsale, e quindi ho la schiena che ha bisogno di essere scaldata molto bene prima di lavorare. Ho comunque fatto due begli allenamenti oggi con la kettlebell, uno l'ho finalmente codificato e adesso lo sistemo un po' il video, poi lo caricherò su YouTube. Sono circa 30 minuti di lavoro. Ho proprio codificato tutto un allenamento con la kettlebell, che è un full body sempre funzionale,
sono circa 30 minuti, 45 secondi di lavoro e 15 secondi di pausa, e sono tutti lavori laterali, cioè a una singola mano, a un singolo braccio, perché quando ci muoviamo di solito ci muoviamo le borse, le alziamo con una mano, le attività, ecco, di tutti i giorni le facciamo con una mano. Riflettevo proprio su una cosa oggi pomeriggio, che sono andato a fare la spesa, perché qua da noi penso dappertutto, ci sono le spese, c'è la possibilità di fare la spesa, però scaglionati, divisi per lettera, dove... E oggi toccava a me come cognome la C. Oggi pomeriggio, oggi ho utilizzato la macchina dopo più di 50 giorni che non la usavo, e nell'andare a chiudere il bagagliaio avevo le buste della spesa belle piene, e il bagagliaio stava in alto. Non ho il sensore sotto perché c'ho la panda, quindi ho fatto praticamente il movimento del clean per tirarla su, un jerk, aiutandomi con lo slancio delle gambe. Ho portato sulla borsa, ho afferrato il portellone e l'ho chiuso. Ecco il movimento, la ginnastica funzionale che si fa con il kettlebell, che è funzionale appunto a chiudere il portellone del bagagliaio dell'auto con la busta della spesa in mano, con tutta la forza necessaria che serve per alzare la busta della spesa. Ok, allora oggi abbiamo detto facciamo un bel po' di core, quindi lavoriamo sul tronco, lavoriamo sugli addominali, lavoriamo sugli obliqui, lavoriamo sui dorsali, lavoriamo sui lombari, lavoriamo sulle spalle anche un po', e facciamo comunque un po' di mobilità anche sull'anca con qualche squat e qualche affondo, e faremo tutti i lavori a tempo. Ok? Quindi siamo pronti per iniziare. Ciao Cinzia, si vede bene Nicolò? Ok, grande. Speriamo si veda bene anche quando mi alzo in piedi. Allora, come vedete, oggi magliettina normale, pantaloni normali, e iniziamo con la corsetta sul posto. Ah, qua c'è pure spazio di correre. Iniziamo, iniziamo, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Se si mette a piovere io continuo, non vi preoccupate, tanto il telefono è il P68. Ancora un po' di corsetta e altri 30 secondi. Vediamoci bene oggi, così almeno non mi inchiodo come ieri. Ok, cambio lato. Se state girando intorno anche voi, altrimenti fate sempre corsa sul posto. Ok. Ora un po' di skip. E mi metto un po' laterale così mi vedete meglio. Qua c'è pieno di rondini, così sentite anche i fischi delle rondini, che sono sempre piacevoli. Ok, corsa calciata dietro. È stato domenica, una rondine mi ha pure cagato addosso, è stato un po' meno piacevole, però ok, jumping jack. Ok,
uno avanti e uno laterale, avanti, laterale, avanti, laterale. Ok, ora sciogliete mezzo squat. Hop, 2, 3, 4, ancora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora 1, 2, 3, 4, affondo avanti. 1 e 2, ancora affondo avanti e 2, affondo avanti e sinistro, destro, sinistro, 1, 2, ok, ancora, ancora, ok, saltelli sul posto. Ora, saltello, contorsione. Ok, corsa sul posto. Affonda avanti. Ciao Raffaele, come amo sempre. In prima fila, affondo avanti, ok, affondo indietro, ok, ora affondo avanti, squat, skater, squat. Affondo avanti, squat, skater, squat, affondo avanti, squat, skater, squat. Ok, ora affondo avanti e torsione, affondo avanti e torsione. Ops, ho perso l'equilibrio. Ancora. 1, 2, il sole è andato dietro le nuvole, ancora, 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 ok, ora scendiamo, anzi no, facciamolo in affondo, è più carino. Torsione sempre esterno, quindi 1, 2, 1, 2, guardate bene, seguite bene con lo sguardo la mano che va dietro di voi. Ok, bene, mettiamoci a terra, oggi facciamo 40 minuti di addominali, bello, eh? Ok, iniziamo con un bel plank statico, mi vedete se mi metto qua? Abbasso un po' l'inquadratura, a parte che potrei anche metterla di nuovo in alto, così magari vedete meglio, tanto il sole non dovrebbe dar fastidio a quest'ora perché è bello nascosto.
dalle nuvole. Ok. Beh, dai, si vede pure bene. Allora, facciamo tutti lavori da 45 secondi. Ah, mi è arrivato un messaggio circa le disposizioni della campagna su questa fase 2 e sinceramente mi dispiace proprio per chi abita in campagna. Sono veramente dispiaciuto e non so come si faccia a elaborare delle cazzate così indecenti. Ma d'altronde, quando uno fa la macchietta in TV o sui social, invece di fare l'amministratore, succede questo. Vabbè, non voglio far politica, voglio solamente dare il mio pensiero da tecnico. Ok, blank. Anzi, vediamo. Scusate un secondo perché ho sbagliato. Eccolo qua, avevo sbagliato il timer. Get ready, pronti, posizione plank. Ci mettiamo in posizione plank, palmi ben appoggiati a terra. Uno, via. Work. Sono 45 secondi di lavoro e 5, 15 secondi di rest. Iniziamo con questo, con un lavoro statico. Iniziamo con un po' di lavori statici, intanto per fare un po' di attivazione muscolare. Ok. Forza. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E allora, poi ci mettiamo plank laterale, sempre statico. Ho fatto casino. Fermi, 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 fermi. Fermi, fermi. Allora, ho sbagliato il timer. Ho sbagliato il timer. Abbiate pazienza un secondo. Ah, ecco perché ho sbagliato il timer. Scusate, doveva essere. Ah, è questo doveva essere. Allora, get ready. Ok, 4, 3, 2, 1, laterale. Sempre statico, eh? Ok. Tanto 45 secondi ce la facciamo. Abbastanza facile. Se non ce la fate, piegate una gamba, accorciate la leva, così diminuisce anche la forza. Sull'obliquo laterale, sull'obliquo laterale, dentato, lavora anche la spalla, si contrae comunque anche il dorsale, lavora la fascia lata del quadricipite, insomma, lavora anche l'adduttore, lavora il ginocchio, lavora un po' tutto con il plank. Ok, ci giriamo dall'altra parte. Sentiamo se mi sto scaldando bene. Allora, è fantastica questa posizione. Vai. Fantastica per questa posizione perché mi sento la contrattura dell'adduttore della gamba sinistra e la contrattura del dorsale medio della schiena. Quindi è piacevole, diciamo, questa posizione. Vabbè, quello che dicevo della campagna è che
Si potrà uscire, si potrà camminare, ma non si potrà fare jogging. Footing hanno detto anche, footing, che è una parola che non esiste. A meno che non sia fucking, però non penso, spero di no. Ok, ci rimettiamo in posizione di plank statico, però a braccia tese, che sarà possibile camminare, sarà possibile sputare, però non sarà possibile correre perché il medico sportivo scientifico, non dirò il nome, amministratore della campagna, ha detto che correre con la mascherina è incompatibile con la salute. Forse non sa che da qualche anno vendono delle maschere che servono, tra virgolette, per simulare l'altitudine, cioè fanno arrivare meno aria, servono più che altro per rinforzare i muscoli respiratori. E che d'inverno le persone corrono con la bandana per non farsi prendere infezioni al cavo orale dovute al freddo. Quindi noi runner siamo già sempre laterale ma con le braccia tese. Quindi noi runner siamo già abituati a correre con qualcosa davanti alla bocca. E quindi, non potendo mettere la mascherina, il runner non può correre senza perché emette troppe droplet. Hanno usato questo termine per far vedere che ne sanno a pacchi. Non vi faccio gesti. E quindi, niente, in campagna non si può correre. Non si può correre, non si può andare in palestra. Dovrete sorbirvi i miei allenamenti. Ok, si cambia, ho trovato. Sempre braccia teso. 3, 2, 1, via. Work. Ho corso lunedì. No, ieri era lunedì, no, non ho corso neanche oggi. Ho fatto troppi chilometri la settimana scorsa, non sono più abituato, devo recuperare. Ho fatto 20 km sabato, devo fare una settimana di scarico. Ok, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Ok, ora facciamo un po' di sit-up. Lo ricordate? Con le braccia in mezzo alle gambe. Chi non ce la fa con le braccia fuori, chi non ce la fa, fa il crunch. Allora, sarebbe l'ideale allungarlo all'indietro, senza però andare a tirarvi su di slancio. No, tenetevi in avanti, però io non riesco a mettermi indietro perché c'è poco spazio. Vabbè, uno dentro, uno fuori. Uno dentro, uno fuori. Ok, rimaniamo sempre in questa posizione e facciamo un bel leg raise. Lo ricordate? Sì. Allora, se vi fa male la schiena, tenete le gambe piegate, fate un crunch inverso.
Forza ancora, dai che ci siamo. Ancora, dai. Ok, rimaniamo sempre in questa posizione. Facciamo un bello shissor. Conoscete lo shissor? Sì, ci piace. Ci ricorda la lezione di educazione fisica delle medie. Dai. Vai, vai. Senti, senti come brucia già. Forza, forza ancora. Dai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Sempre in questa posizione. Facciamo, allunghiamo a toccare i talloni a destra e a sinistra. Pronti? No, no, vai, vai, non è cool down. Vi dico io stop. Lo so perché ho tutti i timer sballati. Ancora, ancora. Altri 10 secondi. Sciogliete un attimo. Chissà perché mi mette il cooldown. Cooldown. Riposiamoci un po'. Allora, se volete un consiglio su come sciogliere gli addominali, fate questo lavoro qua. Già si dice get ready, mettiamo pausa e torniamo in posizione pancia a terra e in posizione di plank tocchiamo le spalle alternate, una e due. Sì, facciamo una e due. Pronti? 3, 2, 1, work, forza, 1, 2, destra, sinistra, destra, tocco la sinistra, tocco la destra, tocco la sinistra, alzo la sinistra, alzo la destra, no, alzo la destra, alzo la sinistra, tocco la sinistra, tocco la destra. Ancora, 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 forza, forza. Altri 5 secondi. Ok, torniamo sul laterale, questa volta dinamico, appoggiati sull'avambraccio e facciamo un plank dinamico. Ok, anche questo lo conosciamo, ci piace. Se qualcuno sa come si scaricano i video in diretta di Facebook in locale, perché lo vorrei caricare su YouTube, magari me lo dice.
Io non ci riesco. Forza. 10 secondi. Ok, altro lato. Cinque, quattro, tre, due, uno e vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok, ora andiamo a riposare un po' il core e facciamo un po' di squat. Squat normale. Uno, due, tre, quattro. Fate lavorare bene l'anca, non lasciate i talloni. Facciamo lavorare anche e caviglie. Ancora sulla posizione dell'emozione, vedete? Questo è colpa del goblet squat con la kettlebell. Ok, facciamo un po' di affondi davanti, vediamo chi c'è qua. Oh, ciao Beatrice! Ok, un po' di affondi davanti. Uno. E l'altro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro. Sinistro, ancora 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, ok, rest. Ora lavoriamo di skating, però facciamolo io. Quindi 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, e io mi devo appoggiare perché non ho abbastanza spazio. Ok, forza ancora. Ancora forza, 5 secondi. Bene, torniamo a terra. Facciamo sempre 1, 2 e piegamento però stavolta. Pronti? 1, 2 e giù. 1, 2. E fletti le braccia, uno, due, giù e spingi, uno, due, piego e spingo, uno, due, piego
e spingo. Uno, due, piego e spingo. Ancora. Giù e su. Uno, due, giù e su. Uno, due, giù e su. E rimaniamo giù. Ora facciamo un bel Superman. Lo ricordate? Sì. Facciamo un Superman statico, 45 secondi. Rimaniamo così, cerchiamo di alzare il busto, controlliamo bene la respirazione. Respiriamo sempre di diaframma, però cercando di rimanere con la muscolatura esterna contratta. Forza ancora, 5 secondi, 3, 2, 1, giriamoci, barchetta. Barchetta, un minuto e mezzo. Pronti? Via! Cool down. Cool down, ci sarai. No, non teniamo un minuto e mezzo. Teniamo sempre i nostri 45 secondi di lavoro. Oh, che bello però, eh? Tutte le nuvole, le rondini, le stelline. No, le stelline mi sa che le vedo solo io. Forza, 10 secondi. Ok, ancora 5 secondi. Ah, c'è una. Ok, bene. Riposiamoci un po'. E passiamo alla terza fase. Bello, eh? Che mi dite? Come sta andando? Mamma mia, che capelli c'ho. Ho un altro mese così. Devo usare un po' di cera, così almeno sembro così un uomo vissuto. Col capello un po' spettinato. Che mi dite? Tutto bene? Ci avete la forza di scrivere? No. Ah, get ready. Pausa. Uè. Allora, vi concedo un goccio d'acqua. Vado a prenderla anch'io. Cavolo, io ho ancora tutte le birre fuori. Stasera mi tocca bere la birra calda. Bene. Quindi, ci siamo? Iniziamo l'ultimo giro. Ok, ciao Cinzia. Bene, bene, bene. Ok. Ai, ai, ai. Le unghie nere. Iniziamo il terzo giro. Iniziamo con un bel Spider-Man. Ok, prepariamoci in posizione. No, intanto mettiamoci in posizione. Siamo in posizione?
Non scrivete, se no perdete la posizione. Pronti? Via. Destra, sinistra, destra, sinistra, ancora destra, ancora sinistra, ancora, bravi, bravi, bravo pure io, ok, ancora. Vai. 5 secondi. Ok. Ora. In questa posizione e spingiamo su con i glutei. Anzi, prima destro e poi sinistro. Forza. Ok, sentite il culo rigido. Mettetevi la mano e sentite quanto va ora. Sul bicipite femorale non mettete la mano che tanto non ci arrivate, vi basterà sentire quanto brucia l'acido lattico. Coraggio che poi tutto questo acido lattico va nel fegato. Ma si riconverte in glucosio, consuma un sacco di calorie e vi fa dimagrire. Ok, sciogliete, cambio gamba. Oh, dai, via. Work. Forza, forza, come ci piace a noi. Siamo ancora? Sì, siamo ancora online. Senti, senti. Oh, comunque a Facebook continua a dirmi che quando si tiro su i pantaloni e mostro la coscia, faccio un gesto pornografico, la prossima volta mi blocca. Ok. Ora, mountain climber. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1. Forza. Vai. 30 secondi ancora. 25. 20. 15. 10. 5. 4, 3, 2, 1, 1. Ok, un po' di crunch. Forza. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Anzi, tenete le mani qua, mettete i talloni fermi in un punto. E muovetevi cercando di raggiungerli tutte le volte. Così. Ancora. Forza. Hop, e stop. Ora ci facciamo una bella nuotata a dorso.
quasi ora andrà al mare, abituatevi perché quest'estate non si farà il bagno, quindi nuotiamo a secco. Faremo delle gran nuotate così in pineta da soli. Allunga quelle gambe. No, non ci riesco. Quando l'acido lattico è tanto, fate così e allungate di nuovo. Così. E allungate di nuovo e vai, altri 3 secondi. Ora, esercizio dinamico, questo. Ok? 3, 2, 1. Spingiamo. Di rene, butto giù tutto qua, arriviamo e addestriamo. Avete 45 secondi per impararlo. Oh, bene, ora facciamo lo switch, che anche quello si piace tanto. Quadrupedia, fatemi spostare questo. Come, qual è lo switch? Questo è lo switch. Mi massacro i piedi qua su io. Mi sposto, mi si staccano tutti i calli. Forza 5, 4, 3, 2, 1. E resto. Com'è andata? Bene, facciamo un attimo di pausa. Ciao Ion. Ok, adesso facciamo l'ultimo giro. Facciamo un Tabata di burpees e jumping jack, vi piace? Dai, abbiamo, non ci siamo stancati tanto questo allenamento, però ci ha fatto molto molto bene. Quindi riposiamoci 2 minuti e poi burpees e jumping jack. Tabata, 8 esercizi, 20 secondi di lavoro, 10 secondi di riposo, ok? Ah, nei 10 secondi di riposo, non stiamo fermi, facciamo corsetta sul posto. Cambio la modalità, sposto il tappetino. Allora, Tabata. 4 minuti, eh? Facili, facili. Fatemi spostare un po' il telefono. Magari lo metto qua. Chissà se mi vedete intero. Tanto, anche se non mi vedete la faccia, dobbiamo
faticare insieme. No, dai, alza un po' di più. C'è il vento che mi ruba il tappetino. Tanto che faccio le prove, voi mi aspettate per riposarvi, lo so che vi piace quando faccio le prove. Bene, ora ci siamo. Forza! Ora facciamo un bel fuori tutto e poi stretching e poi andiamo a scofanarci il mondo. Get ready. 5, 4, 3, 2, 1. Exercise. Ok, uno e su, ognuno con il proprio ritmo, eh. Importante fare tutti e 20 secondi. 10 secondi di corsetta e poi 20 secondi di jumping jack. Exercise. Ognuno con il proprio ritmo. Ok, corsetta sul posto. Vai, giù. Exercise. Pensate che a settembre facevo fatica a farne tre di fila. Exercise. Adesso tutto grazie al mio istruttore Marco Bianchi, cercatelo su Instagram. Corsetta. No, stavo pensando come si chiamava il profilo Instagram, ma non me lo ricordo. Exercise. Ok. Forza ancora. Ancora tre. Exercise. Ok, forza, forza. Corsetta. Quella poi burpees. Ok, giù e su. Rest. Ok. Corsetta. Ah, questa è l'ultima corsetta, dai. Cool down. Bene, bene, anche oggi abbiamo dato
la nostra benzina al nostro corpo. Abbiamo, ok, dai, stop, done. Ok, bene, com'è andata? Penso bene, dai, ci siamo divertiti un po' con il core, era un po' che non la facevamo così intenso e insomma ne avevamo tutti bisogno. E poi l'esercizio metabolico alla fine ci sta alla grande. Domani lavoriamo un po' più con la forza, grande Oana, e sperando di non inchiodarmi come mi sono inchiodato ieri. Non usiamo strumenti, usiamo tutto corpo libero. Faremo un po' di AMRAP come abbiamo imparato a fare. Facciamo anche degli EMON che ancora non li abbiamo fatti, mi sembra. E poi dell'interval training. Andiamo a lavorare sempre su tutto il corpo. Ok, facciamo un po' di allungamento. Stiamo sempre allungando e rilassando il tronco. Oggi rilassiamo un po' di più il tronco, abbiamo lavorato per bene, abbiamo impastato a puntino, ok, laterale, scendiamo fino ad arrivare al ginocchio. Ok, l'altro lato. Ah, questo orario di rondoni, infatti le rondini sono andate nei loro statetti e stanno uscendo i rondoni. Ok, facciamo anche un po' di mulino a vento. Non ci riesco. Un altro lato. Cercate di scendere più che potete e salire con l'altro. Ok, pensavo di essere meno rigido. Spalla. E anche oggi, comunque con i plank, abbiamo messa sotto sforzo. No, la spalla è un altro di quei muscoli che lavora sulla resistenza. Poi per noi che corriamo e deve sopportare il peso delle braccia per ore. C'è stato un periodo che correvo poco, facevo tanti esercizi a secco in inverno per lavorare sulla forza, che quindi avevo disabituato le spalle a tenere il peso delle braccia, e quando così sono stato a fare 50 km e mi faceva fatica tenere le braccia. A un certo punto me ne sono dovute legare nello zaino perché facevo fatica a portarmene appresso, erano pesanti. Giù, scendiamo anche con la testa. Fin dove riusciamo ad arrivare, ricordatevi fin dove arrivate con le braccia. Non vi faccio vedere io dove arrivo. Ora
facciamo un po' di torsione a destra e arriviamo a toccare a terra, piegando le braccia, le gambe, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ancora destra, sinistra, ancora destra, sinistra, giù al centro, incredibile, tutte le volte rimango impressionato, cioè tutte le volte dico la stessa cosa, vero? Ok, alziamoci, skating, cioè skating, la mia posizione preferita. Ok, mandiamo la gamba sinistra, gamba destra dietro la gamba sinistra, alziamo il braccio destro, sentiamo tirare tutto il corpo. Oh, perdo l'equilibrio. Ok, l'altro lato. Bene, ok, andiamo ad allungare un polpaccio. È brutto se vi do le spalle? Sì, penso di sì. Altro lato. C'è altro lato, altra gamba. Ok. Squat. Naturale, scendiamo, ma un po' alla volta che lo fate vi siete accorti che sto aumentando la mobilità delle vostre anche, delle vostre caviglie, riuscite a scendere sempre meglio senza perdere l'equilibrio? Scrivetemi di sì, ditemi di sì, mentite se serve. Ok, bene, diciamo che abbiamo lavorato bene anche stasera, dai, bel po' di ciao Ion, buonasera, ieri hai disertato, male, l'importante è che recuperi, forza. Dai, allora, ci vediamo domani, stessa ora, e se riesco sempre qua fuori, che mi piace, questa pure più luminosa, almeno non sono verde, non ho il colore delle lampade alogene che ho dentro casa, cioè ho le lampade normali che sono bianche, però cioè, fanno poca luce perché non mi piace la luce sparata. Però la luce principale che non accendo mai c'ha quel colore verdastro fastidioso che insomma è meglio la luce naturale. Va bene, ok, allora buona serata a tutti, ci vediamo domani. Se vabbè, sì, non vi dico niente perché tanto sono un po' di arretrati da pubblicare ancora. Ciao Nadia, ciao a tutti.